Questo brano si intitola The Clarinet Marmalade, fu scritto e inciso tantissimi anni fa da un suonatore di cornetta degli anni 10, un italo-americano, Nick La Rocca. Io nella mia collezione di dischi rari ho trovato questo, che secondo me è il disco più raro che io ho, e vorrei farvene sentire un pezzetto. Qui abbiamo un vecchio grammofono a tromba o trombone, che dir si voglia, cerchiamo di metterlo in funzione, cosa che non è molto semplice, abituati oggi con i suoni di adesso, computerizzati, vediamo se riusciamo. Ecco. Vediamo un attimo. Sì, sentite? Questo brano si intitola Livery Stable Blues e questo disco è il primo disco della storia del jazz. Fu inciso e pubblicato nel 1917, un tempo in cui la parola jazz non esisteva ancora. Allora si chiamava jazz, con due S, come potete rilevare dall'etichetta di questo disco che vedete. Ecco, vedete, l'orchestra si chiamava Original Dixieland Jazz Band e prima che la parola jazz facesse il suo ingresso ufficiale fu storpiata in jazz, vale a dire con la S e con la Z, come potete vedere su questo annuncio stampato sul New York Herald nel 1917. Nick La Rocca nacque a New Orleans, in Louisiana, nel 1889 da genitori siciliani. Il padre in Italia aveva suonato la cornetta nella fanfara dei Bersaglieri e il piccolo Nick probabilmente rimase affascinato dai racconti del papà e da quella vecchia cornetta attaccata al muro. Fin da ragazzetto Nick iniziò a suonare la cornetta per suo conto e a 16 anni già dirigeva un gruppo di suoi coetanei. Dal 1908 al 1916 militò in diverse orchestre, in diverse formazioni di New Orleans con il trombonista Bill Gellity Sr., con i fratelli Merritt George e Albert Brunis, con il mandolinista, banjoista, chitarrista e trombettista Dominique Barocco, con il batterista Papa Jack Lane e infine con l'orchestra del contrabbassista Johnny Stein, con il quale si recò a Chicago. Di questo gruppo facevano parte il trombonista Eddie Edwards, il pianista Harry Ragas e il clarinettista Alcide Núñez, ma i musicisti non andavano d'accordo con il loro leader, così decisero di abbandonare Stein e di mettersi assieme sotto la guida di Nick La Rocca, che assoldò nell'orchestra il batterista Tony Sbarbaro, o Tony Spargo era il diminutivo del nome di questo batterista. Il clarinettista Núñez non rimase a lungo nella band e fu sostituito da Larry Shields. Il nuovo gruppo da Chicago si trasferì a New York, dove ottenne uno strepitoso successo. Era nata l'era del jazz, l'era della Original Dixieland Jazz Band. E oggi, come a ricordare Nick La Rocca e i suoi amici, c'è qui un gruppo di musicisti, un gruppo internazionale, proveniente da tutte le parti del mondo. E iniziamo dalla Svizzera con Isla Ekinger al contrabbasso. Alla batteria, dalla Germania, Gregor Beck. Ed ora la front line, dall'Inghilterra, il trombonista Roy Crimmins. Dall'Austria, l'immancabile Oscar Klein alla cornetta. Al clarinetto, dagli Stati Uniti d'America, uno dei più prestigiosi clarinettisti del mondo, Kenny Daverne, vincitore quest'anno del referendum indetto della rivista Jazz Journal come il primo clarinetto del mondo. Dunque, nel 1917 la Original Dixieland Jazz Band incide i suoi primi dischi e Indiana è uno dei brani che quell'orchestra incise in quei lontani anni. Indiana che ora eseguiremo. Thank you.
molto spesso Nick LaRocca fu autore dei brani che suonava, come ad esempio Ed Jazz Band Ball, inciso per la prima volta il 3 settembre del 1917, brano che ora vorremmo eseguire. A one, two, a one, two, three, four. Bello suonare così, c'è tutto, i microfoni, gli strumenti nuovi, luccicanti, mica come una volta era difficile, pensate che la prima volta, mi raccontava Kenny, da Verne, che la prima volta che hanno fatto i dischi quelli della Original Dixieland Jazz Band, è successo questo, che il clarinettista Larry Shields non aveva neanche il clarinetto e andò in uno studio di incisione lì alla Victor, vicino dove c'era la Sinfonica, conosceva un clarinettista, si è fatto prestare il clarinetto, per poter fare i primi dischi della storia del jazz, perché non era in suo possesso. Adesso abbiamo questi strumenti straordinari e adesso io vorrei presentarvene un altro di strumento, che è il banjo, che è uno strumento molto usato nel jazz di New Orleans, nel jazz tradizionale. Adesso io vorrei suonarlo e vorrei suonare un brano famosissimo di Nick LaRocca, io credo forse il più famoso
di Nick La Rocca e uno dei più famosi di tutta la storia del jazz. Questo brano si intitola The Tiger Rag. Nel 1919 il successo della Original Dixieland Jazz Band è talmente grande che l'orchestra viene invitata a tenere una serie di spettacoli a Londra. La band a Londra si esibisce con due altri musicisti, Emil Christian al trombone, al posto di Eddie Edwards chiamato sotto le armi, e G. Russell Robinson al pianoforte invece di Harry Ruggles, morto prematuramente di febbre spagnola un mese prima di partire per l'Inghilterra. A Londra la band incide una serie di dischi, tra i quali Satanic Blues, che ora vorremmo farvi ascoltare. Thank you.
Di ritorno da Londra, la band riprese la sua attività a New York con il trombonista Edwards, di ritorno dal servizio militare. La Original Dixieland Jazz Band, il primo dicembre del 1920, incide Margie, un brano di grande successo. Il pezzo sul disco viene intercalato a un altro motivo, Singing the Blues, scritto da Conrad e Robinson, gli stessi autori di Margie. Entrambi i pezzi, qualche anno dopo, sarebbero diventati due cavalli di battaglia del leggendario suonatore di cornetta Bix Beiderbecke, che nei primi anni della sua carriera si ispirò in maniera non indifferente a Nick LaRocca. Vorrei ora che Oscar Klein e Roy Crimmins interpretassero questo collage fra Singing the Blues e Margie, quest'ultimo cantato dallo stesso Roy Crimmins. I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you, don't forget you. I promise to me, I have found a diamond ring and everything for you. Margie, you are my inspiration. Days were never blue. But when all is settled down, there is surely only one. Margie, but it's still gone. Bene, adesso io vorrei presentare un altro medley, altri due brani suonati da altri due musicisti, ma per fare questo ho bisogno di fare alcune sostituzioni. E innanzitutto vorrei pregare Oscar Klein di sostituirmi alla chitarra. Puoi, Oscar? Sì. Molto bene. Ecco, allora ti passo la chitarra e vado da Isla Eichinger e gli chiedo di farsi sostituire al contrabbasso. Ora, a questo punto, Isla, tu dovresti sostituire Roy Crimmins al trombone, perché io vorrei presentarvi due brani. Il primo è Blue in the Blues di Harry Ragas, suonato appunto da Isla Eichinger, questa volta al trombone. E poi Kenny Davern, che suonerà Some of These Days. Thank you.
Nick La Rocca non solo suonava i suoi brani o quelli scritti dai suoi amici, Larry Shields, Ragas, eccetera, eccetera, oppure brani scritti da altri autori dell'epoca, di Tim Panale, di New York, ma addirittura sconfinò nel blues, che non è una cosa proprio prettamente bianca, nel blues incidendo The St. Louis Blues, il celeberrimo brano di W.C. Handy. Quindi vuol dire che questo brano era famoso soprattutto in quel periodo lì, quando Nick La Rocca iniziò le sue incisioni con la Original Dixieland Jazz Band. E a questo punto io vorrei suonare con Oscar Klein questo St. Louis Blues, ma solo noi due, senza gli altri. Oscar, come lo suoniamo sto pezzo? Ma siccome siamo in due, io suggerirei di fare un duetto, tu e io, che sciocchezza. Cioè in due, io e te? In due. Mi piace, sì. No, ma volevo dire in che modo lo suoniamo, cioè con che strumenti lo suoniamo. Tu vedo che c'hai la cornetta. Sì, io ho la cornetta e suonerò il St. Louis Blues esattamente come è stato scritto, con la cornetta, che sono delle melodie fisse, e poi vorrei presentare questi strumenti, cioè sono due, l'armonica a bocca, che i negri hanno lanciato in un passato molto remoto per avere uno strumento portatile che pesi poco e che costi anche poco. Lo strumento è stato fatto per suonare così. Ma questo non è blues. No, e non è nemmeno jazz. Ma con la fantasia che hanno, loro hanno cambiato i suoni, per esempio facendo... Ed è il blues. Ed è il blues. Bene, proviamo. Allora proviamo questo ritmo abanera. Thank you.
Bene, a questo punto io vorrei chiedere a Kenny, Oscar mi può aiutare in questo perché conosce tutte le lingue, vorrei chiedere a Kenny, dicevo, se ha suonato o conosciuto qualcuno dei personaggi della Original Dixieland Jazz Band. Kenny, excuse me, please. Yes, we know. Sit down, please, Kenny. Speak with Oscar. He speaks very well American. Oh, you speak well, too. No. Old friend, you know. Yeah. Okay. Yeah. I saw a photo once where you were playing with somebody of the Original Dixieland Jazz Band. Io ho visto una foto una volta dove c'era lui con qualcuno dell'Original Dixieland Jazz Band, ma lui è troppo giovane, you're too young to have really played with them. Well, yeah, but I play with Tony Spargo. Ah, il batterista della Original Dixieland Jazz Band. Yeah, I was at Nick's in Greenwich Village. Actually, it was Tony who introduced me to Pee Wee Irwin, who had the band at Nick's at the time. And what happened was, I used to play in bands with Tony's son, Tony Jr. And he had two sons, Tony and Peter. And he owned a lot of property also, Tony. He invested very wisely. Lui sta dicendo che ha cominciato la sua carriera con i figli di Tony Spargo, cioè il batterista della Original Dixieland Jazz Band, i quali erano degli uomini d'affari con molto successo che lo hanno aiutato quando lui ha cominciato. Chiedi se ha conosciuto Nick LaRocca o Larry Shields o questi. Who else did you know from that band? Well, I knew Larry's brother Harry Shields, who played with Shocky Banana, and when I was at Nick's, you know, with Spargo and Pee Wee Irwin and Andy Russo and Johnny Varro and a bass player, what happened was Sharky's band was playing at the Round Table. And they were off on Sundays, and our Sundays were very, very heavy. I mean, we had a 3 to 7 matinee, and then we'd go back and play 9 to 3 o'clock in the morning. So it was a lot of playing. So they used to come in. This is what translating. Loro avevano una giornata molto pesante perché facevano la matinée la mattina, suonavano dalle 9 alle 1, poi un'altra lunga session dalle 8 alle 3 la mattina. Mamma mia, non dormivano mai. Come noi. So, yeah, well, I mean, you know, that was the way it was, you know what I mean? Yeah, the way it was. Work. Yeah. So what happened was the Sharky and his band used to come down to Nick's, and they would, and it was nice always to see them come in. They said, ah, you know, I have somebody to spot me, to spell me, make a relief. And Harry Shields was playing clarinet at that time with Shocky Banano. Il fratello di Larry Shields suonava anche lui il clarinetto nell'orchestra di Sharky. So I asked him about, you know, about did he still have Larry's clarinets? Yeah. And he said, no, nah, he said he lost them, but they came around from the museum to, you know, to ask for a souvenir to put in their collection. You want to translate? Yeah. Dunque, lui, Harry Shields, è stato interpellato dal museo della musica jazz che c'è a New York per domandandogli se lui non aveva qualche cosa di originale, qualche strumento originale del suo fratello. And then so what happened was Harry told me that he looked at the man and he didn't have Larry's clarinets. Nobody knew where they were. So he went in the back and he got the first beat up old clarinet that he had. And he walked out and he says, this was very seriously, this was my brother Larry's clarinet. And they immediately put it in the museum. Perché lui è andato poi. Quando gli hanno chiesto non ha qualcosa, lui dice io ho il clarinetto originale di mio fratello. Figurati. Ed è andato dietro nel suo camerino dove c'erano 5-6 clarinetti vecchi suoi che non suonavano più, ha preso il primo che ha trovato e è uscito e ha detto questo è il but to this day it still remains Larry Shields treasured clarinet treasure leaf. What shall we play now? I mean something from the I think probably Jazz Me Blues, though not too many people know about it. Bene, allora adesso suoneremo, tratto sempre dal repertorio di Nick LaRocca, The Jazz Me Blues. Thank you.
L'attività della Original Dixieland Jazz Band, tra liti furibonde fra i musicisti che non andavano d'accordo tra loro, durò fino al 1925. In quello stesso anno la Rocca si ammalò di esaurimento nervoso. L'orchestra si sciolse e la Rocca tornò a New Orleans abbandonando la sua attività di musicista, anzi cambiò addirittura mestiere, si dedicò all'edilizia. Passarono 11 anni. Nel 1936 il gruppo si ricompose e si ripresentò al pubblico all'NBC di New York. A questo proposito vorrei presentarvi un rarissimo filmato che vede la ricostituzione del gruppo nel 1936. Febbraio del 1938 il gruppo si sciolse per non ricostituirsi mai più. La Rocca si ritirò a New Orleans, dove vi rimase e vi morì nel 1961 per un attacco cardiaco. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel ricordo delle glorie del passato, sostenendo a spada tratta la paternità del jazz. Dal canto nostro non possiamo non essere d'accordo con lui, in quanto è stato il primo musicista a incidere i primi dischi della storia del jazz e inoltre a ispirare quegli stessi musicisti a cui noi stessi ci siamo ispirati, da Bix Beiderbecke a Red Nichols, da Bobby Eckett a Jack Teagarden, da Bunny Berrigan a Benny Goodman, a Eddie Lang, a Bud Freeman, a Eddie Condon. Finché esisterà il jazz, nel repertorio di tutte le bands del mondo non mancheranno mai i Tiger Rag, gli The Jazz Band Ball, i Sensation Reg, i Clarinet Marmalade e i Fidgety Feet e Original Dixieland One Step, con il quale vogliamo salutarvi. 1, 2, 1, 2, 3, 4...